Buongiorno, oggi nuovo vlog e iniziamo già con questa bellissima faccia perché stavo iniziando a truccarmi, vedete qua tutto il mio arsenale. Oggi vado a fare una cosa molto 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 speciale per cui sono molto in ansia, infatti sto cercando tipo di non pensarci, ma è una cosa bellissima che è successa logicamente grazie a voi, grazie a me, grazie a tutto il lavoro. Sono molto felice. Piano piano adesso ve l'annuncerò, ma tanto l'avrò sicuramente scritto nel titolo, quindi è inutile che farò la misteriosa, ma fatemici credere per un attimo. Quindi adesso sono le 10. Io contate che ho il treno per Milano perché sì. Si andrà a Milano, è mezzogiorno e mezza, però comunque devo prendere la metro e tutto, quindi mi devo preparare un po' prima. E appunto adesso mi sto truccando, non ho idea di cosa uscirà fuori perché vorrei fare una cosa spatapeum, però allo stesso tempo devo stare fuori tutto il giorno. Vediamo, tanto alla fine sarà pesante. Prima del trucco stamattina ho utilizzato questo prodottino che mi è arrivato da Octoly, che è di questo marchio che si chiama Origins. Ho sempre sentito cose strapositive. E questa è una sorta di maschera facciale, sapone, non so come vogliate chiamarlo, al tè bianco. Vedete qui ci sono scritte le funzioni e devo dire che mi sto trovando da Dio. Vedete, questo è il prodotto, ma ha un profumo troppo di buono. Fatto ciò, ho preparato la pelle per questa lunga giornata. Ok, siamo sul treno. Scusate se a casa non vi ho più dato aggiornamenti, ma stavo in super ritardo, ho fatto tutto di fretta, anche i capelli. Ho fatto una sorta di treccio, solo che i capelli troppo puliti. E quindi sì, è venuto un po' così. Però ci siamo, il trucco fa molto cinesina, dopo ve lo faccio vedere meglio, tanto abbiamo tanto tempo, abbiamo 3 ore in treno. E spero questo trucco regga, perché mi piace tantissimo. E voi siete testimoni di questa cosa, che è appena partita, ore, aspetta ve lo dico, 12 e un quarto, il trucco è perfettamente stante sulla mia faccia. Poi magari nel corso della giornata decadrà. Contate che io questo evento, questa cosa da fare, ce l'ho alle 4:30. Pregatevi. Poi qua c'è tutto il mio arsenale. Mi sono fermata un attimo al Mac, ho preso due cose, sembra una busta enorme, ma sono due cose. Ah, e come gioia della vita ci sono i ragazzini urlanti. Ho appena finito di vedere un film su Netflix dal mio iPad. Qui intorno stanno tutti dormendo, quindi ne ho approfittato per una ripresa, sperando che mi sentiate perché stiamo in galleria. Il film che ho appena visto è con Miley Cyrus, si chiama Una spia al liceo. Regà, troppo carino, già l'avevo visto, però così per passare il tempo, perché sapete che su Netflix non ve li fanno scaricare tutti. Io sono stra mega iper raffreddata, cioè questo sarà tipo il decimo fazzoletto. Sentite i bimbi che piangono. Appena riniziato, solo per noi. E ho mangiato, ho tutti i pellicini sulle labbra, ho dimenticato di farmi lo scrub. Comunque, adesso vi spiegherò cosa vado a fare oggi e cosa in teoria avrei dovuto anche fare, però tutte le varie problematiche. Sperando sempre che mi sentiate perché c'è un sacco di rumore. Praticamente stamattina alle 9 è iniziato il press day di Sephora, quindi se riesco ad andare prima di questa cosa che devo fare, faccio anche un giro là. Comunque, a parte questo, praticamente sapete che lunedì, credo, oggi è giovedì, quindi lunedì, è finalmente arrivata in Italia Anastasia Beverly Hills, tutti i vari prodotti, eccetera, eccetera. Quindi mi hanno invitata ad intervistare la creatrice del marchio, quindi proprio lei, ragazzi, proprio lei, Anastasia Beverly Hills in persona. E io ho visto già che in questi giorni sta girando per l'Europa, mi sembra ieri è stata in Spagna, insomma ha fatto un po' di giri, e farà un'apparizione dalle 6 di pomeriggio alla Sephora in Corso Vittorio Emanuele. C'è un casino, regà, pazzesco. Però prima starà con noi ad essere intervistata, quindi ci hanno fatto mandare delle domande. Quando ho saputo questa cosa, e poi vabbè, vi dico come stavo un panicata persa. Comunque appunto abbiamo dovuto fare queste, non mi ricordo se erano 4, se erano, sono 4-5 domande da farle. Tutte quelle che io ho scelto, che ho pensato, me le hanno accettate, quindi gliele farò. Sono molto agitata, cioè quasi ancora non realizzo, non è la caciottara sotto casa, capito? Quindi non lo so, sono molto agitata. Tra l'altro sapete che io l'inglese lo so, però fortunatamente per questa intervista c'è un traduttore. Dico fortunatamente perché mi sarei impappinata come pochi. Quindi se vedrete la mia intervista e vedrete che non sono io a parlare direttamente in inglese, è per questo. Volevo fare un trucco super ciglia finte, eccetera, ma ho pensato al lato pratico.
e mi sono detta forse non vale tanto la pena. Però chi se ne, perché il trucco è bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere, me lo dico pure da sola. Tra l'altro ho utilizzato un sacco di prodotti nuovi anche per la base. Ho usato quasi tutte le cose nuove di Nabla, tra cui il correttore, raga, i correttori nuovi di Nabla della linea Close Up sono una cosa pazzesca. Giuro, mi fanno paura perché sono pazzeschi. Non mi è andato minimamente nelle pieghette. Il colore è perfetto. Io utilizzo il colore Ivory, che non è il primo ma è il secondo più chiaro. Poi vabbè, per le sopracciglia Anastasia Beverly Hills. E la palette occhi invece è un misto tra la palette dell'anniversario di Kat Von D e la nuova di Nabla, sempre, che non mi ricordo come si chiama, perdonatemi. Sulle labbra dopo vado a mettere Nude Sunday di Clio Makeup. In sostanza questo dovrò andare a fare, dovrò andarla a intervistare. È un'esperienza mistica, fantastica, meravigliosa. La cosa per cui ho rosicato tantissimo e che vi ho anche detto su Instagram, perché questa cosa in più mi è stata detta dopo, che io avevo già preso i biglietti, appunto la cosa che ci hanno comunicato dopo era la cena, perché Anastasia ci aveva invitato, proprio lei ci aveva invitato, a queste persone che le fanno l'intervista, a cena poi fuori insieme. E vi giuro, rosicato già come pochi nei giorni passati per non poter fare questa cosa, ma purtroppo io domani devo per forza tornare a Roma, quindi non avrei potuto dormire qua a Milano e devo assolutamente tornare stasera ad un orario decente, quindi devo riprendere il treno alle 7 e non c'è questa possibilità di fare la cena insieme ad Anastasia. Non potete capire quanto sto rosicando, perché sarebbe stata l'esperienza, penso, una delle esperienze più belle della mia vita. Però raga, magari ci saranno altre occasioni, spero. In più, tra meno di un mese devo tornare a Milano e devo risaltare l'accademia, quindi non me la sono sentita e è andata così. Ragazzi, purtroppo nella vita non si può avere tutto, però sono super 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 felice e emozionata di farlo, di fare anche soltanto, tra virgolette, l'intervista. Insomma, speriamo che vada tutto bene. Ripeto, se riesco vi faccio vedere sicuramente qualcosina. Ah, comunque mi stavo scordando di farvi vedere il trucco. Adesso perdonerete qua che ho il segno degli occhiali, però mi piacciono un sacco e i due eyeliner sono di Nabla, ma non mi ricordo il nome. Scesa a Milano, sono sui Navigli, ragazzi, prima volta nella mia vita, bellissimo! Se non fossi da sola mi sarei fatta fare la foto da qualcuno. Comunque sto andando che già mi sono persa. Questa è l'ansia che mi sta facendo fare le prime gaffe. Infatti io vedevo tutti che andavano da un'altra parte. Però ok, guardate che carino qua. Troppo carino, raga, mi sono innamorata. La prossima volta verrò sicuramente a farmi fare la foto da qualcuno. Eccoci qua. Li vedete Sephora? Comunque non mi vedete perché ho la telecamera al collo tipo turista. Come dice la zia Hilton, la santa sede, ragazze. Allora ragazzi, la diva è lì che parla con un po' di gente, quasi tutto il press, con le personcine. E ragazze, sto sudando. Ok, questo pezzo lo metterò velocizzato perché altrimenti dura troppo. Comunque, come vedete, ho avuto il piacere e l'onore di intervistare Anastasia Beverly Hills. E qui stavo facendole alcune delle domande che mi ero scritta sul telefono. Tantissime mie curiosità. Vi dico che è una persona stradisponibile, ragazzi, vi giuro. Una dea scesa in terra. Super bombshell e super girl power. Dopodiché mi si è cancellata logicamente la clip, dove dopo finito l'evento mi avviavo verso la metro per poi andare al centro, fare un giretto, e quindi godetevi le mie avventure. Come ogni volta faccio la turista, sempre se mi sentite, perché stanno facendo le prove del concerto che c'è, mi sembra tra due giorni, di Radio Italia. Ed ecco il mio amichetto, il Duomo. Guardate, stanno preparando gli strumenti. Bello. Così quando lo vedrò in TV potrò dire di esserci passata, raga. È pieno di gente. Ok. Adesso vado a cercare da bere. Guardate che meraviglia. Ogni volta non posso non venirci, raga. È troppo bello. Questo è un altro punto dove tornerò a farmi una foto, perché da sola non ci riesco e non mi va di fermare la gente, perché io, dovete sapere, col terrore che do il telefono alla gente per fare la foto e scappa via col mio telefono. Quindi rimarrò qui e cercherò da mangiare e da bere dal cielo, probabilmente.
Adesso non so da che parte andare però, perché se vado per di qua, c'è un'altra santa sede, questa volta la santa sede di Kevin, e quindi non so cosa andrò a fare, sapete? Anche perché ho esattamente un'ora e mezza. Comunque dopo sul treno vi faccio vedere le cose che mi hanno dato nel sacchettino, che è troppo carina, regà, dal vivo sembra che ha 2 anni. Piccolo break, sempre al Mac, e riproviamo questo. Stavolta lo mangerò tutto. E l'acqua, raga, sto a morire. Nel mentre ricarico il mio power bank di Go Case, tutto tema make. Allora, purtroppo il ritorno ci è andata male e sto vicino a un sacco di gente, ma immaginavo che il ritorno fosse pieno il treno. Allora, devo dire che il tour comunque ha tenuto bene. A parte questo, sto sudatissima, non vedo l'ora di farmi una doccia. E peggio ancora, sto sudata e c'è l'aria condizionata. Io ho già mal di gola, ho la tosse, quindi potete immaginare. Comunque, qui nel sacchetto ci sono le solite cose da mangiare. Volevo tra l'altro farvi vedere le cose a tempo perso sul treno, ma mi sa che ve le faccio vedere direttamente a casa, perché adesso in bagno è un po' complicato. Sono venuta così a farvi un discorsetto. Ok, vi dico solo che per mangiare sono venuta qua in questo compartimento di mezzo tra la mia cabina e la sala pranzo, la cabina ristorante, come si chiama. E raga, c'è una svolta. Questa giornata che sembrava leggermente cupa verso la fine, c'è una svolta, sempre se mi sentirete perché c'è un casino. Praticamente oggi io sarei dovuta andare, se fossi stata a Roma, all'evento dell'inaugurazione del nuovo negozio NYX Professional Makeup a Via del Corso. Ecco, praticamente non so cosa stare all'inaugurazione, ma visto che ci sono tutte le mie amichette, tra cui la Queen, che non voglio passare a salutare, nonostante io sia morta, stanca, vado a fare un salto da loro. Quindi oggi, raga, abbiamo girato l'Italia, abbiamo girato gli eventi, quindi direi che posso considerarmi soddisfatta. E ci aggiorniamo più tardi, perché appunto il treno dovrebbe arrivare tra 2 ore. E io poi corro, fortunatamente l'evento è vicino a termine. Vediamo insieme. Ok, è l'una. Molto bene, pensavo peggio, dai. Qui c'è Gwenda che non la smette più di baciarmi. Comunque ho appena finito di vedere le stories di tutte le persone che sono andate a cena con Anastasia. E ho rosicato, però vabbè, in compenso mi sono fatta il party di NYX. Quindi adesso vi faccio vedere cosa mi hanno dato, se magari Gwenda ci dà l'onore, insomma, di togliersi. Allora, a parte la bustina che è super figa, adesso usciamo tutto. E dico tutto. Questi sono i prodottini. E alcuni di questi mi hanno fatto urlare, tipo questa, che è la Dream Glow Kit. Dovrebbe essere quello nuovo. Già solo il pack, diciamo ciaone. Questi sono i colori. Volo, raga, volo. Però vado un po' veloce perché ho sonno, mi devo fare la doccia. Poi, questa è la Soft Glam. Questi sono i primi prodotti di Anastasia per gli occhi, perché io ho sempre provato solo le cose per sopracciglia. Questa è favola, raga, solo il pack di velluto è fantastico. I colori all'interno sono questi, utilizzabili un po' in varie occasioni. Ci sono quelli che non vedo l'ora di utilizzare, con una texture un po' diversa. Poi qui abbiamo invece questo, che me l'ero perso, cioè proprio era in fondo alla bustina, neanche l'avevo notato, che è uno dei miei prodotti preferiti, che sapete utilizzo, che è anche quello che ho su oggi. Però io utilizzo la tonalità blonde, invece questa è la medium brown. Però col fatto che adesso comincio a truccare un po' di persone mi è utile. Poi abbiamo il pennellino, che raga non vedo l'ora di usare perché mi sembra troppo top. Poi matita per sopracciglia. Questa è la Skinny Brow Pencil. Fortunatamente me l'ha data nel colore taupe e logicamente non lo mette a fuoco. Eccolo. Poi qui abbiamo il gel per sopracciglia trasparente. Cade proprio a cecio perché il mio è finito, quindi perfetto, grazie Anastasia, che ti occupi delle mie sopracciglia.
E ultimo, ma non per importanza, la contour palette in polvere. Solo che mi hanno dato i colori scuri, la medium to tan, che appunto ve li faccio vedere. A parte che sono super arranciati, ma vedete come sono, sono abbastanza scuretti. Io di questi posso usare soltanto l'illuminante al massimo. E poi abbiamo la super pochettona. Domani devo mettermi a sistemare tutto. Comunque, vi giuro, cioè grazie, grazie, grazie anche a voi perché fate parte di tutto ciò. E poi qui abbiamo quella di NYX invece. Mi hanno dato un pochino di prodotti nuovi anche qui. Allora vi poggio sul letto così velocizzo il passaggio e utilizzo due mani. Allora il party era a tema lingerie, quindi ci hanno dato questa mascherina troppo carina, io vado pazza per queste cose. La Away We Glow, la nuova palette. I colori più o meno li vedete, la utilizzeremo molto presto. Poi qui abbiamo i nuovi Away We Glow, che sono, dovrebbero essere illuminanti in gocce, colore 01 e 02. Uno, come vedete, è sul celestino, uno sul rosa pesca. Poi io e la Julie ci siamo accaparrate queste due lingerie, che però io già le ho, quindi le regalerò a qualche mia amichetta del corso, che ogni volta sono lì con la bavetta. Poi un'altra di queste pochette che io adoro, e la mia si è tutta zozzata. All'interno abbiamo una di queste palettine, che io mi pare già ce l'ho, dovrò controllare, quindi anche questa probabilmente andrà a qualcuna. Poi qui abbiamo un'altra lingerie. E poi guardate che carino questo, ho scritto NYX Cosmetics Italy attaccato alle chiavi subito. Quindi questo è tutto il bottino di oggi. Detto ciò, io mi faccio vedere anche se sono distrutta dalla vita e dal caldo e da tutto. Ho fatto 1000 giri, vi dico soltanto che il contapassi del telefono mi ha contato quasi 18 km, raga, è un record, questo è il record della mia vita. Quindi direi che mi reputo molto molto soddisfatta. Io vi mando un grosso bacio perché, ripeto, sto a pezzi e devo ancora fare un botto di cose. Anche perché domani non sto a casa, ma mi devo svegliare presto e andare al corso. Spero vi abbia fatto piacere passare questa giornata in mia compagnia. Vi mando ancora un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.